Inter Real Madrid 0-1. Chiaramente una gara molto complessa, un risultato che sicuramente ci fa onore, perché perdere alla prima del girone contro il Real, con un ottimo Real che sicuramente oggi ha avuto delle difficoltà grazie ai nostri meriti, ma resta una grandissima squadra, non è un disonore. Però i risultati, le partite, le soddisfazioni e le delusioni dipendono anche e soprattutto da quello che si vede in campo. E se l'Inter oggi avesse giocato male o comunque una partita altalenante, magari uno 0-1 sarebbe stato anche accettabile. Certo, poi un gol al 90esimo fa sempre male, brucia ancora Rodrigo, vecchia conoscenza, questo giovane talento che ci punisce sempre. Però sai, se non te lo meriti il pareggio, se forse non meriteresti neanche di essere in campo, allora lo accetti, dici ciao ciao, ho perso contro una big, va bene così. Mi rifarò con lo Shakhtar, con lo Sheriff che oggi ha vinto, per cui squadra sicuramente sorprendente che non ha intenzione di smettere di sorprendere, quindi stiamo attenti ragazzi, allo Sheriff, così come allo Shakhtar e a tutte le altre. Sperando di incontrarne altre in questa Champions, chiaramente. Però l'Inter stasera è stata grande. L'Inter è stata fedele ai suoi colori, alla sua storia, alla sua maglia. Un'Inter che mi è piaciuta tanto, da Handanovic a Dzeko, compresi i cambi che sicuramente sono quelli che il mister doveva fare, forse io avrei dato una chance ad Alexis Sanchez, al Niño Maravilla che pare sia tornato, che comunque è stato convocato ed sarebbe stato pronto anche ad entrare, ma evidentemente non è ancora al top. È entrato Vesino come ultimo slot, beh, diciamo che Vesino non ha avuto il migliore impatto, ma non gli si può neanche chiedere di fare miracoli, quindi bene anche comunque che sia sceso in campo il Vecio. E bene Handanovic, un paio di interventi importanti, poi sul gol non si è buttato, ma non poteva fare molto, ma neanche la difesa alla fine, grande azione, quindi sull'azione del gol di Rodrigo facciamo i complimenti al Real, perché spesso è anche troppo facile dire colpa della difesa, è colpa di chi ha subito il gol. Facciamo i complimenti a chi fa il gol. Per cui complimenti al Real Madrid. Complimenti a loro per questo grandissimo gol. Una vittoria immeritata, una sconfitta per noi immeritata, ma gara equilibrata e quindi vince chi la mette dentro più volte. In questo caso chi la mette dentro e basta. Grandi occasioni per Lautaro, che poi è stato ovviamente sostituito anche per stanchezza. Dzeko con vari colpi di testa. Un grandissimo screener, sicuramente migliore in campo, ci ha salvati in un paio di situazioni con interventi miracolosi. Una grande prestazione da parte sua, davvero grande screener anche in fase di spinta nel primo tempo. De Vrij, ecco, un po' meno bene del solito, ha commesso un paio di errori non da lui. Lui è sempre quello più esperto, è sempre quello più affidabile. E avrebbero potuto magari portare qualche guaio, per fortuna no. Comunque, una gara, diciamo, educata, rispettosa, una gara tranquilla da parte sua, però qualche erroruccio c'è stato. Bastoni bene, bene Bastoni, molto bene Perisic, secondo me si è visto poco, ma quello che ha fatto l'ha fatto molto bene. Poi Di Marco al suo posto, ha fatto il possibile, comunque mi è piaciuto l'atteggiamento, il senso di responsabilità, un giovane che non è più giovanissimo, ma comunque va ad esordire in Champions in questo modo, coraggioso anche il mister. Grandiosa partita di Brozovic, non ha sbagliato nulla, migliore in campo dei nostri insieme a Skriniar, veramente gigantesco, l'uomo che tu forse a volte non noti ma è sempre lì ed è essenziale Brozo. E Calhanoglu poteva fare di più, così come poteva fare di più con la Samp e anche col Verona, forse ha esordito troppo bene con noi perché poi ci ha alzato le aspettative, adesso gli sfottò dei milanisti, a me non è dispiaciuto, secondo me ha fatto una buona gara. Quella palla Lautaro poteva darla meglio nel primo tempo, ma secondo me ha fatto una buona gara. Chiaramente deve fare di più. Però ragazzi, quando lo criticate, quando dite avevano ragione i milanisti, ragionate anche sul fatto che l'abbiamo pagato zero. Pagato zero può essere anche un brocco, poi prenderà il suo stipendio, il suo ingaggio, ma non ci perdi niente, così come Dzeko, per cui Cialla così e così, ma non mi è dispiaciuto. Barella bene, ma non ai suoi livelli, comunque non gli si può chiedere la luna. Poi sono entrati appunto Vesino senza voto ma con un impatto negativo, ha sbagliato anche un paio di passaggi e Vidal che a me è piaciuto molto perché ha dato come sempre il suo supporto, il suo apporto alla gara, ha avuto anche una bella occasione a tiro murato, ha dato secondo me un po' di freschezza importante, di sostanza al centrocampo laddove forse però servivano i colpi di un Barella più fresco, di un Calhanoglu più in partita, Vidal ha fatto il possibile.
Vidal è un giocatore che quando entra in campo può fare bene da riserva, però è un giocatore che invece se giocasse secondo me titolare sempre potrebbe partire bene e avere quindi tutto il tempo per esprimersi al meglio. Chiaramente il posto da titolare è giusto che non lo abbia, l'anno scorso ha deluso, quindi lo hanno Brozo, Bare e Chala, però Vidal laddove col Genoa ti fa benissimo, col Verona ha un grande impatto, con la Samp e con Real un po' meno. Può capitare chiaramente che non sempre riesca a dare il massimo, quindi diamogli sempre fiducia. Io non ho mai mancato di fiducia nei suoi confronti, voi sì, però adesso insomma sicuramente questa è una stagione in cui si sta rifacendo Arthur, speriamo bene anche per il futuro. Comunque non ha fatto male, quindi Darmian il possibile, secondo me a Matteo si sta chiedendo un po' troppo perché merita di giocare, secondo me meriterebbe anche la nazionale, però anche con Real titolare è un po' troppo. E Dumfries, si dice Dumfries, non Dumfries, Dumfries è entrato molto bene secondo me. Sì, un po' di difficoltà all'inizio, poi anche un paio di grandi ripiegamenti difensivi. Vinicius se lo è mangiato in un paio di situazioni, ma Vinicius è un giocatore di grande talento, con una corsa, una qualità nel dribbling, nell'uno contro uno incredibile. Quindi bravo Dumfries, anche a livello offensivo ha fatto quello che poteva fare. Forse con lui dal primo minuto, diciamo che qualcosina di buono a livello offensivo in più da quella parte l'avremmo vista, ma Darmian ha fatto una partita tranquilla, insomma, senza troppi alti ma neanche bassi. Lautaro stanco, grandi occasioni, poteva fare anche meglio, ma evidentemente stanco. Dzeko, grande partita di sacrificio come sempre. Avrei sperato in un suo gol, ma purtroppo non è arrivato. Colpi di testa qua, sponde di là. Courtois miracoloso, per cui bravo Edin, mi aspettavo un po' di più, ma anche lui, giocatore che fa sempre il massimo e quindi non possiamo davvero recriminare nulla stasera, ragazzi, assolutamente. Correa non ha avuto l'impatto migliore, gara sufficiente, ma da lui mi aspettavo un impatto un po' più intenso, non come quello col Verona, perché poi anche con la Samp non è entrato bene, qualcuno poi può pensare che Correa sia stato solo un fuoco di paglie. Chiaramente anche Pazzini esordì, ricorderete, col Palermo con una doppietta incredibile, poi non le ha sempre fatte, però chiaramente la qualità di Correa è quella, ha bisogno il ragazzo di continuità e lo sappiamo. Quindi fiducia anche al Tucu, bravo Inzaghi, gara preparata bene, cambi, i cambi sono quelli, quindi anche i cambi hanno assolutamente senso. Spero di rivedere presto Sanchez, che secondo me qualcosina in più alla gara l'avrebbe data oggi con almeno 20 minuti, mezz'ora a disposizione. E per il resto niente ragazzi, brucia per la sconfitta perché non la meritavamo, lo 0-0 sarebbe stato il risultato più giusto, forse. Al netto delle occasioni create, l'avremmo anche più meritata noi, però visto che ormai stavamo accettando il pareggio, perderla così veramente fa male. Ha perso anche il Milan, la Juve ieri ha vinto col Malmo, per cui passeggiata di saluto. Il Malmo però che mi è piaciuto, ho visto la gara, Malmo ben messo in campo, però la Juve indubbiamente ha qualità superiori a quelle loro. E vedremo l'Atalanta pareggiato col Villarreal, un'Atalanta secondo me in fase nettamente calante, vedremo poi Europa League, Conference, i nostri prossimi turni. Perdere questa ci sta, anche se non la meritavamo, la sconfitta, ora vincere le prossime e poi il ritorno con loro sarà un inferno al Bernabeu, ma pensiamo a vincere con Shakhtar, Sheriff e poi ne riparliamo. Per cui un Inter che ha fatto quello che poteva fare anche di più, però noi facciamo i complimenti ai ragazzi e adesso testa a sabato contro il Bologna, che sarà una gara molto importante da vincere assolutamente. Ciao a tutti, sempre e comunque Forza Inter.